alle mie spalle l'albergo Lama, l'hotel Lama, quello che era famosissimo. Guardate in che stato di decozione, di abbandono si trova l'erbaccia, ed è ormai un rudere, un immobile fatiscente. E questo la dice lunga come l'amministrazione comunale di Taranto non ha saputo creare i presupposti perché si investisse sul territorio, in un'area bellissima, in un'area adiacente al mare. Beh, ci doveva essere la corsa da parte degli imprenditori per accaparrarsi delle strutture che avrebbero fatto economia, ma invece abbiamo avuto l'amministrazione Melucci-Musillo, perché Musillo ha anche amministrato 4 anni e mezzo con Melucci, è stata sorda rispetto al turismo, alla crescita, allo sviluppo del territorio. Per il turismo hanno fatto solo chiacchiere, hanno saputo solo buttare 3 milioni e mezzo di euro per il CGP. Non ci sono stati quegli investimenti, quello sviluppo di infrastrutture in grado di avvicinare, di attrarre gli imprenditori per investire. Ed ecco che ci troviamo il deserto, ed ecco che ci troviamo un albergo da anni e anni e anni, da decenni, tristemente abbandonato. Le favole di Melucci sul turismo. Ma se Melucci vive a Crispiano, forse ha bisogno del navigatore per capire dov'è l'albergo Lama e per arrivarci. Taranto ai tarantini, puntiamo sul mare e creiamo i presupposti perché gli imprenditori tarantini e anche di fuori investano sul territorio, le economie del mare. Questo deve essere il nostro obiettivo. Il 12 giugno, per realizzare questo sogno, per trasformarlo in realtà, una croce secca su Luigi Abate sindaco e su Taranto senza Ilva. Tutti insieme, crediamoci, con tutto noi stessi, con la nostra forza, con le nostre idee.